Napoli, sempre più al passo con le altre città europee, con il servizio Ami Car Sharing prende forma l'idea di una mobilità sostenibile basata sulla condivisione di veicoli a basso impatto ambientale. A presentarlo questa mattina in piazza Trieste e Trento è il gruppo di imprese sociali GESCO, che ha reso possibile l'avvio della sperimentazione insieme all'assessorato alla mobilità e all'associazione Napoli Città Intelligente. A Napoli, in meno di 120 km quadrati di superficie, circolano circa 1.700.000 automobili al giorno e praticamente per ogni abitante c'è una macchina. Questo è il motivo per cui non si riescono a trovare parcheggi e questo è il motivo per cui i mezzi pubblici su gomma non saranno mai sufficienti. Abbiamo la necessità di migliorare il trasporto pubblico, di liberare le strade, di dare un contributo perché le città siano più vivibili, meno inquinate, disincentivando l'uso privato della macchina. Si tratta di un servizio di mobilità condivisa e sostenibile su auto elettriche che recupera l'esperienza del progetto Ciro ed è finalizzato ad una più agevole fruizione del territorio urbano senza tra l'altro le incombenze della proprietà. A partire dal 1 maggio 11 veicoli saranno disponibili presso i 4 punti Ami Car Sharing allestiti in città. Chiunque potrà quindi usufruirne dopo aver effettuato la prenotazione tramite l'apposita applicazione o il portale internet amicarnapoli.it. Il servizio è un servizio di mobilità sostenibile con veicoli elettrici. In pratica, presso i punti Amicar e punti ex punti Ciro sarà possibile prelevare i veicoli e consegnarli anche in un punto diverso, quello di prelievo. Le modalità di registrazione sono online ed è possibile prenotare sia con l'app per smartphone, tramite il sito o tramite il call center. Ed attualmente partiamo con 4 punti, che sono quelli originali del progetto Ciro: Maschio Angioino, Piazza degli Artisti al Vomero, Parcheggio Brin e Piazza Museo Nazionale. E c'è in programma di ampliare la flotta e di ampliare anche le colonie di ricarica presso altri punti Amicar. Ad una prima fase di sperimentazione gratuita seguirà quella tariffaria, con costi di noleggio compresi tra i 22 e i 35 centesimi al minuto, diversificati in base al periodo dell'anno, delle fasce orarie e della modalità di utilizzo. Abbiamo fatto 2 delibere, una nel 2014 e una nel 2015, per incentivare l'utilizzo di macchine prettamente ecologiche. Mentre le altre città italiane sull'elettrica hanno avuto un balzo in questi anni, noi siamo un po' indietro e quindi questa iniziativa io spero che possa aiutare sempre di più a diffondere l'utilizzo dell'auto elettrica. Secondo, noi stiamo sempre di più utilizzando la politica dello sharing, cioè promuovendo la politica dello sharing, è una politica importante, mondiale, che anche a Napoli bisogna portare veramente avanti. Quindi abbiamo le biciclette, il bike sharing, che voi sapete che stiamo portando veramente avanti. A giorni partirà il taxi collettivo, adesso parte anche il car sharing, che era la terza componente di questa mobilità, della sharing mobility, che ancora manca in città e sulla quale bisogna continuare a lavorare e investire.